Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Il video di oggi è dedicato alle domande che ci avete fatto nell'ultimo periodo e che raggruppiamo in questo video in maniera tale da potervi rispondere. Pronti? Allora, mi sono trascritte le domande qui sul cellulare. Diciamo che due erano molto simili tra loro, quindi le ho raggruppate, riguardano la parte dei preparativi della sposa. E una persona mi ha chiesto quanto tempo dedichiamo alle foto dei preparativi ed un'altra foto sposa a casa prima della cerimonia, quanto prima farle. Quindi cerchiamo di rispondere in un'unica risposta a questa domanda. Dipende un sacco da come vi siete accordati con il vostro fotografo, quindi se vi seguirà per tutta la preparazione, quindi se è la fase di trucco e di parrucco, se arriverà da voi solo per la vestizione, quindi è veramente una cosa molto soggettiva. Personalmente, per quanto ci riguarda, a noi piace arrivare a casa della sposa o comunque nel luogo in cui si prepara. A proposito, piccolo pop-up, abbiamo fatto un video anche per quanto riguarda la scelta del luogo ideale per i preparativi della sposa, quindi dateci un'occhiata. Quindi riprendiamo, noi arriviamo circa un'oretta e mezza prima della cerimonia. Sempre considerando se il luogo della cerimonia è vicino a quello dei preparativi, altrimenti vanno conteggiati in più i tempi per arrivare a destinazione. Giustamente. In questo modo qui siamo sicuri di riprendere la parte, diciamo, migliore dei preparativi, quindi evitare tutta quella fase in cui magari la sposa è ricoperta da bigodini o forcine, e fotografarla quindi nella parte finale, che è quella, diciamo, più interessante a livello fotografico. Ok, credo che a questa domanda abbiamo risposto. Passiamo alla prossima, che è: cosa dire agli sposi per metterli a loro agio? Bellissima domanda. Diciamo che gli sposi sono sempre diversi, ogni coppia è unica, e il loro modo di interagire sia tra di loro sia di relazionarsi con una situazione che non è molto familiare, cioè trovarsi davanti a una macchina fotografica, è completamente una diversa dall'altra. Il consiglio che vi possiamo dare, perché non ci sono dei trucchetti o delle paroline magiche da poter usare, è di cercare di capire com'è la coppia che avete davanti, quindi quali sono le caratteristiche di questa coppia, e da lì poi comportarsi di conseguenza. Ci sono le coppie veramente a cui non serve dire assolutamente niente durante la parte dei ritratti, fanno tutto da sole. Rarissime, ma è anche comprensibile. Altre che hanno magari bisogno di più feedback, quindi se vedete che è quello il caso, cercate magari di parlare un po' di più stando dietro la macchina fotografica, sicuramente li aiuterà un sacco. Ecco, quello che è importante, che abbiamo visto, è dare costantemente dei feedback positivi, cioè anche se la foto che state facendo magari non sta riuscendo come volevate, non dite mai che la foto sta venendo male, che gli sposi sono venuti male. Piuttosto dite: ah, ok, passiamo ad altro. Più che altro fate capire cosa state facendo, nel senso, non restate in silenzio assoluto guardando magari la macchina fotografica con uno sguardo oh mio Dio. Quello che abbiamo visto negli anni, passando da reflex a un sistema mirrorless, è stata la facilità con cui entriamo in sintonia con i soggetti, perché non c'è più la barriera che si formava con le reflex scattando sempre in questo modo. Ma adesso il più delle volte noi scattiamo così, quindi costantemente c'è un contatto occhio a occhio con il soggetto, si vede il nostro viso, e questo aiuta tantissimo ad abbattere la barriera da macchina fotografica. Ora passiamo alla prossima domanda, che è: come usate degli oggetti per creare degli effetti particolari? Durante la giornata del matrimonio siamo sempre alla ricerca costantemente di oggetti legati quindi a quella giornata, quindi che troviamo in giro, che abbiano magari particolari pattern, colori, effetti magari di luce, sì. Che possiamo usare magari per incorniciare il soggetto, per averlo come un oggetto sfocato in primo piano e così via. Ci piace sempre contestualizzare la scena, quindi se possiamo, se ne abbiamo l'occasione, utilizziamo questi oggetti appunto in primo piano in maniera tale da creare più storie all'interno della stessa foto. Questo tipo di oggetti particolari, che in realtà sono oggetti che troviamo in quel momento, che abbiamo a disposizione in quel luogo, vengono usati da noi per due motivi. Il primo può essere semplicemente per oscurare degli elementi di disturbo che abbiamo sullo sfondo e che non vogliamo compaiano nelle foto. O delle persone. O delle persone anche. Capita magari a volte di avere l'estintore o il palo della luce o una persona magari vestita con dei colori particolari. Per eliminarla senza Photoshop, ma eliminarla direttamente in camera, allora poniamo davanti qualcosa
che oscuri esattamente quell'elemento o quella persona. Che non vuol dire che andiamo a spostare gli oggetti nella stanza, se parliamo dei preparativi, semplicemente che andiamo a posizionarci dietro a questo oggetto per averlo in primo piano. L'altro caso in cui usiamo questi oggetti in primo piano è magari per arricchire un po' la composizione. Quindi può essere ad esempio il caso del primo ballo o del tagliotorta. Molto spesso capita di avere i bicchieri, i calici e magari cerchiamo di usarli per ottenere delle composizioni più interessanti. Prossima domanda? Usiamo solo fissi? Parlando di obiettivi, sì, ovviamente. E non più. Se quando abbiamo iniziato nel 2011 avevamo un mix tra obiettivi fissi ed obiettivi zoom, dal 2013 al 2018 abbiamo utilizzato solo ed esclusivamente fissi, quindi abbiamo venduto tutti gli obiettivi zoom. Nel 2018 abbiamo preso non uno ma due obiettivi per le nostre Sony, due zoom, e sono due Tamron 28-75 2.8. Abbiamo scelto di buttarci su questi due obiettivi dopo quasi 5 anni di solo utilizzo di obiettivi fissi, perché era un obiettivo zoom con una qualità ottica paragonabile a quella dei fissi, quindi non c'è mancanza di nitidezza, anzi si lavora benissimo anche a tutta apertura costantemente. E in più era un obiettivo zoom che rispetto ai nostri vecchi 24-70 che pesavano un chilo l'uno, questi obiettivi pesano mi pare 550 grammi. Sì. Quindi un peso che in borsa è totalmente trascurabile e ci hanno permesso di gestire anche situazioni molto complesse a livello fotografico in maniera molto semplice e veloce. Il modo però in cui utilizziamo questi obiettivi zoom è decisamente diverso rispetto all'inizio quando abbiamo iniziato questa attività, perché ora li utilizziamo come se fossero tanti fissi, quindi abbiamo la focale del 28, del 35, del 50 e del 75. Ma non li utilizziamo più come magari come nei primi anni, dove cercavamo l'inquadratura spostando la ghiera dello zoom. Perché appunto ciò che odiavamo di più degli zoom era il fatto che ti facevano perdere tempo e quindi... Ci rallentavano molto e quindi avendo meno esperienza e non avendo avuto 5 anni di soli fissi come... Maestri. Come maestri... Praticamente finivamo il più delle volte ad essere estremamente lenti in alcune situazioni proprio perché andavamo a girare la ghiera. Mentre adesso sappiamo già esattamente la focale che ci serve per quella situazione, non facciamo altro che andare a girare la ghiera per trovarla. Esatto. Quindi come se usassimo in realtà quattro fissi. Quindi la risposta è adesso stiamo usando un mix tra fissi e obiettivi zoom. Passiamo alla prossima domanda, che oltretutto è l'ultima. Ossia errori da non fare per compromettere il risultato delle foto, ad esempio il trucco. Ok, parto. Partiamo da un consiglio spassionato che vi do più che altro da sposa, più che da fotografa, è affidatevi a dei professionisti, quindi non a delle persone che magari voi potete pensare che siano brave a farvi il trucco, a farvi l'acconciatura, perché magari non sanno gestire le dinamiche che sono presenti in un matrimonio. Quindi se partite dal presupposto che vi affidate a dei professionisti per il trucco e l'acconciatura, potete stare già tranquille in partenza. Per quanto riguarda errori specifici che potreste fare nel giorno del matrimonio, per quanto riguarda ad esempio il trucco e l'acconciatura, affidandovi a dei professionisti, già loro sanno cosa è meglio e cosa non è meglio per il risultato fotografico. Ciò che vi consiglio è innanzitutto di scegliere un trucco che vi rispecchi, con cui vi sentite a vostro agio. Quella è la cosa fondamentale. Il secondo è magari fare una o due prove prima del matrimonio in maniera tale da vedere quanto regge quel trucco. So che magari a volte tante spose dicono sono truccata troppo, però il risultato in foto è diverso da quello che si vede ad occhio nudo. Quindi magari vi sentite un po' più di fondotinta addosso e non ci siete abituate, però con quel poco di fondotinta in più, che è la base, quella che conta, sarete tranquille tutto il giorno, sapete che quel trucco vi durerà tutta la giornata, sia caldo, sia umido, sia che ballate, quindi potete stare tranquille. Ok. Lui acconsente, giustamente. Su questo non saprei cosa dire. No, beh, alla fine veramente anche, ad esempio, parlando di acconciatura, non ci sono errori da poter commettere. Dovete star bene voi, dovete vedervi, dovete sentirvi a vostro agio. Benissimo ragazzi, abbiamo risposto a tutte le domande, quindi se ne avete altre scrivetele tranquillamente qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Chi parlerà dei due? Ciao a tutti ragazzi!